l'eccellente risultato nel municipio ci spinge ovviamente a lavorare ancora di più quartiere per quartiere, ad essere presenti, e noi adesso anche all'opposizione cercheremo di portare avanti le battaglie che abbiamo, che il nostro programma, quello che abbiamo presentato in campagna elettorale. Il litorale deve tornare in primo piano nell'agenda del Campidoglio, non lo possiamo fare direttamente, lo faremo attraverso i nostri rappresentanti. Siamo certi del fatto che l'impegno costante nel territorio deve essere mantenuto e deve anzi essere incrementato, quindi abbiamo intenzione di ramificarci ancora di più. È il vostro momento, è il momento dei militanti, è il momento di un confronto post-elettorale, e da qui poi si ripartirà invece solo per costruire. L'iniziativa di oggi è una mia iniziativa tesa a alzare anche un po' il livello del dibattito, a dimostrare come Fratelli d'Italia in questi anni, anche con diciamo il nostro contributo, si sia aperto verso anche ambienti più di centro, più liberali. Adesso dobbiamo assolutamente lavorare affinché il centrodestra possa, anche insieme, abbiamo coinvolto gli esponenti degli altri partiti del centrodestra, perché è necessario anche aprire un dibattito e lavorare ed essere presenti ancora di più insieme su Roma. Essere vigili, non ci dobbiamo far sfuggire niente rispetto all'attività, e su questo Sara sarà la nostra sentinella in municipio e Andrea sarà la nostra sentinella in Campidoglio. Dobbiamo stare con gli occhi aperti, anche perché siamo l'unica opposizione. Calenda sta all'opposizione, però ha appoggiato Gualtieri. Il movimento è evidentemente ormai fagocitato dal Partito Democratico, noi siamo l'unica opposizione a Roma e nel municipio, e quindi dobbiamo stare particolarmente attenti tutti. L'iniziativa di oggi sarà una tavola rotonda, vogliamo dare voce ai cittadini, vogliamo dare voce ai militanti, vogliamo sentire anche che cosa pensano rispetto a queste elezioni, ma soprattutto se vogliono, come intendono costruire con noi un nuovo centrodestra, una destra moderna che sappia dare le risposte ai giovani di oggi, alle esigenze anche economiche di questa città, che diventa sempre più problematica per tanti motivi. Gli investimenti su Roma purtroppo sono sempre meno, perché la città è poco credibile. Tutti insieme dobbiamo lavorare affinché la capitale d'Italia torni a splendere.